A Palazzo del Pegaso si è svolta la cerimonia di consegna dei riconoscimenti ai vincitori del Premio Innovazione Toscana 2021, promosso insieme a Confindustria Toscana e organizzato dal Digital Innovation Hub Toscana, che ha visto 8 progetti premiati e finanziati in 4 sezioni per le start-up innovative, ricerca, sviluppo e innovazione digitale, brevetti e sezione speciale 2021 Sostenibilità Ambientale. Il premio 15.000 euro al vincitore e 5.000 euro al secondo classificato, all'obiettivo di sostenere e valorizzare progetti ed esperienze imprenditoriali di successo che nel corso degli ultimi 24 mesi si siano adoperati per il rafforzamento delle radici delle filiere locali e si siano distinti per aver contribuito allo sviluppo del territorio toscano attraverso una crescita quantitativa e qualitativa delle proprie attività e una forte attenzione all'occupazione, soprattutto giovanile, e ai percorsi di transizione in chiave digitale e di sostenibilità ambientale. La Toscana è terra di grande tradizione, di storia, di bellezza, ma anche la terra dell'ingegno. E noi nel 2017, quando proposi al Consiglio regionale di istituire questo premio, volevamo mandare questo messaggio, un messaggio di speranza ai tanti talenti che ogni giorno operano nelle nostre università, nelle nostre aziende, il segno di vicinanza da parte della regione. Sappiamo benissimo che questo non è il premio economico ad avere maggiore significato, ma è la strada da perseguire, il sentire le istituzioni vicine, il sentire le istituzioni attente alle istanze che arrivano da chi fa ricerca e da chi cerca di costruire un mondo migliore. Sono contento che i temi trattati dalla transizione digitale ai temi della transizione ambientale siano al centro anche di questo lavoro, perché la Toscana che vogliamo costruire nel futuro è una terra che parte dalla sua storia, dalla sua bellezza, dalla qualità delle sue imprese che ogni giorno operano, ma cerca di costruire una strada nuova per anticipare il progresso. O la politica ha la capacità di anticipare il progresso, di segnarne la strada, oppure rischia di subirla. Un grazie di cuore a Confindustria, al Digital Innovation Hub, a Sviluppo Toscana e consentitemi un grazie particolare a Silvia Ramondetta, che è il vero cuore e motore di questa iniziativa. Io penso che abbiamo tracciato la strada giusta e che dobbiamo continuare in questa direzione. Solo anticipando il progresso, solo sostenendo chi fa innovazione e ricerca, possiamo guardare con più speranza al futuro. È un premio molto importante, ha avuto una grande partecipazione, oltre 50 persone che hanno partecipato, molte start-up e con sorpresa anche molte donne. È un premio nato ovviamente dalla Regione Toscana in collaborazione con Confindustria, abbiamo lavorato insieme, abbiamo scoperto che c'è anche in questa nostra Toscana tanta voglia di fare ricerca, raggiungere obiettivi concreti, addirittura qualcheduno è arrivato anche a fare un progetto definitivo da mettere a terra, quindi siamo veramente contenti e orgogliosi di poter oggi qui premiare coloro che hanno vinto nelle loro varie categorie. Il risultato è davvero importante perché i dati sono stati davvero molto rilevanti. Abbiamo avuto 53 candidature raccolte, di queste 53 molte di elevatissima qualità e molte che sono arrivate dalle start-up innovative. Abbiamo avuto 2 poli territoriali di concentrazione delle domande tra Firenze e Pisa, ma abbiamo avuto soprattutto, questo è il messaggio a cui tengo molto, una partecipazione entusiasmante da parte di imprese giovanili e imprese femminili, ma non soltanto partecipazione, lo vedremo più tardi anche a livello di progetti vincitori che si sono molto ben classificati. Altro elemento sicuramente interessante è che al di là della categoria del premio, erano 4 le categorie, di questo premio, la tematica prevalente è stata quella che veramente ci proietta verso il futuro e anche verso il presente, quindi la salute, la sicurezza sui luoghi di lavoro e la sostenibilità che sono stati centrali in tutti i progetti finanziati e anche presentati. Quindi un ottimo risultato che ci dà speranze in un momento sicuramente delicato di recrudescenza dei contagi per andare avanti e per dire che l'innovazione va veramente protetta, va sostenuta e va sicuramente premiata come facciamo oggi con questa iniziativa. Nel centro espositivo Carlo Azeglio Ciampi, in via De Pucci a Firenze, si è svolta la mostra Ali per Zaki, nata da un'idea dell'artista Daria Palotti, che nei mesi scorsi, sostenuta dal comune di Vico Pisano, ha pensato di coinvolgere le persone
per disegnare ali sull'immagine di Patrick Zaki, che nel frattempo è stato scarcerato dopo 669 giorni di prigione. Adesso si attende la conclusione del processo in Egitto perché possa tornare definitivamente libero. In tantissimi hanno risposto all'appello. Attraverso internet sono arrivati oltre 2000 disegni da tutto il mondo e così una selezione delle opere è stata esposta nella mostra destinata a diventare itinerante. Io ringrazio il comune di Vico Pisano, ringrazio Daria Palotti, sono emozionato, sono entrato in questa stanza e vedere tutti questi disegni, ce ne sono più di 2000 che mandano un messaggio di speranza, le ali come segno di ritrovata libertà. È evidente che la vicenda di Patrick Zaki richiede ancora grande attenzione da parte delle istituzioni, perché un primo passo è stato fatto. Io non mi aspettavo oggi di poter essere qui sapendo che finalmente Patrick è a casa sua. Ora ci aspettiamo che si concluda positivamente il processo e che Patrick possa tornare in Italia, possa tornare a Bologna, possa davvero fare in modo che quelle ali gli permettano di lasciare l'Egitto e ritrovare completamente la libertà perduta. Ma io penso che la Toscana su questo, come dire, è stata sempre apripista, perché penso all'abolizione della pena di morte, penso a tutte le sfide sui diritti. Noi vogliamo continuare questo impegno, che è un impegno di libertà e un impegno di sostegno anche a tutte quelle donne e quegli uomini che fanno più fatica, e penso che da questo punto di vista la Regione Toscana non si è mai voltata dall'altra parte, non lo farà neanche in questo caso. Beh, quando si ottiene un risultato provvisorio, perché la libertà è tale, però importante, perché tutti hanno fatto bene quello che sanno fare meglio, e a questa mobilitazione dal basso enorme iniziata da Bologna ha seguito un movimento di società civile, di enti locali, di artisti, e l'arte sicuramente ha dato un enorme contributo, perché ha saputo raccontare la storia di Patrick in maniera vivace, bella, in maniera molto più utile rispetto a tante parole scritte, e quindi è un piacere vedere finalmente queste opere, e da parte di Amnesty International c'è un enorme ringraziamento a tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa. Cosa pensa dell'impegno della Regione Toscana sul tema dei diritti? È un impegno storico che Amnesty International segue, cui prende parte in diverse occasioni, e quando gli enti locali e una regione importante come la Toscana hanno a cuore i diritti umani, ne trae vantaggio il nostro paese, ne traggono vantaggio le vittime delle violazioni dei diritti umani, ed è un segno di progresso e di civiltà. È partita dal Comune di Vico Pisano, è partita non dall'amministrazione ma da un artista che si chiama Daria Palotti, che è qui presente e che ci tengo veramente a ringraziare, e è stata poi supportata oltre che da noi dal Consiglio per le Pari Opportunità, e è stata una cosa entusiasmante, perché per un piccolo comune come il nostro, 8.600 abitanti, fare una cosa con questa risonanza, con questa qualità, ma soprattutto con questo livello di partecipazione, tantissimi disegni avvenuti da tutta Italia, una partecipazione intergenerazionale, interregionale, così, è stata veramente una soddisfazione molto grande. L'idea nasce dal Comune di Vico Pisano, che mi ha coinvolto chiedendo di fare un'iniziativa su Zaki. Chiaramente l'idea iniziale era di fare un'immagine da mettere all'esterno del comune, però visto che ci piace coinvolgere le persone, o almeno a me piace fare lavori dove coinvolgo le persone, di solito i bimbi, faccio laboratori artistici, avevamo pensato di fare le ali. È stata l'idea che è venuta istintivamente quando ho pensato a un'immagine per Patty Zaki, un'ali di libertà, forse anche un po' semplice come idea, però insomma ha funzionato. Quindi l'idea iniziale era di coinvolgere bimbi e di fare tante ali a Patty Zaki, però eravamo in tempo di piena pandemia, e quindi tutto questo, forse anche grazie alla pandemia, è stato trasportato in via telematica, e con questo fatto di usare appunto internet siamo riusciti ad arrivare in tutta Italia, fuori dall'Italia, fuori dall'Europa, e le ali sono arrivate da tantissime parti, sono arrivate tantissime ali. L'idea era di disegnare ali su un'immagine di Patty Zaki, e hanno partecipato bimbi, anziani, scuole intere,
tantissima partecipazione fin da subito, che ci ha sorprese molto perché non ce l'aspettavamo. E quindi adesso siamo qui a conclusione, mettendo in mostra queste ali, è arrivata una parte, una selezione, perché non potevamo esporle, le circa 2000 ali che sono arrivate, e siamo contenti di poter fare la mostra anche in coincidenza con la liberazione di Patrick Zaki, e siamo molto contente e emozionate. Il 2021 è stato il secondo anno segnato dalla pandemia, ma fortunatamente anche dalle vaccinazioni. Il presidente della Giunta regionale Eugenio Giani e il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo ai nostri microfoni tracciano un bilancio e augurano un buon 2022 tra aspettative e prossimi obiettivi. I migliori auguri per il 2022 a tutti i cittadini della Toscana, a tutti coloro che vivono come comunità quello che è una delle regioni più attrattive, più belle, più ricercate del mondo. Abbiamo di fronte un'emergenza, che è l'emergenza sanitaria, che sempre più viviamo come contrasto attraverso la vaccinazione, e a loro dico che siamo orgogliosi che attraverso gli interventi che come pubblico abbiamo fatto per organizzare attraverso il nostro sistema sanitario la vaccinazione, arrivando a circa 7 milioni di vaccinazioni nell'arco del 2021. In realtà la Toscana si presenta come la più vaccinata d'Italia, perché la nostra copertura vaccinale è ormai dell'84%, più di 1.100.000 abitanti. Certo, non ci dobbiamo fermare qui, perché significa che rispetto ai nostri 3.668.000 abitanti ne mancano circa 560.000, più di 500.000 di persone che non sono vaccinate e che poi sono quelle che maggiormente favoriscono ancora il corso del vaccino. Per chi non lo può fare, i bambini, è evidente che ne prendiamo naturalmente atto come elemento statistico. Per chi lo potrebbe fare, invece l'invito è a vaccinarsi, perché fanno un servizio a se stessi, ma lo fanno anche alla comunità. Il mio è un auspicio che il governo si renda conto di questo sforzo e preveda le risorse perché i nostri hub, i nostri operatori siano il più possibile presenti e operativi, senza costringerci a dover pensare a dove troviamo i soldi per poter tenere in piedi quello che è il sistema sanitario regionale, che è quello che, al di là di tutto quello che possiamo pensare o parlare o esprimere, ma nei fatti è il sistema attraverso cui si sono fatte le vaccinazioni e si è dato risposta a quello che è una struttura, quella sanitaria della Toscana, che è veramente posta come un esempio. Che sia un inizio d'anno diverso da quello che si è appena concluso, un anno di speranza, un anno vero di ripartenza. Abbiamo vissuto mesi difficili, ma consentitemi di dire che sono orgoglioso dei nostri medici, del personale sanitario, per tutto il lavoro che hanno svolto in questi mesi, ma anche dei cittadini toscani che hanno creduto nella scienza e nei vaccini. È chiaro, ora è il tempo di ripartire, provando a mantenere un po' di quelle regole che in questo periodo ci hanno accompagnato, e non è semplice, lo capiamo, però viviamo questi giorni rispettando queste regole, vicino alle nostre famiglie, a chi vogliamo bene, e guardiamo speranza e ottimismo al futuro. Ma io devo dire che, insomma, come regione, voglio ringraziare il presidente Giani e la giunta per il lavoro importante che hanno svolto, siamo riusciti a gestire meglio di tante altre regioni questo tempo difficile. Lo abbiamo fatto avendo il tasso di vaccinazione più alto d'Italia, lo abbiamo fatto investendo nella sanità pubblica, e è evidente che ci ritroviamo di fronte a una pandemia che non tende a finire, ma avendo lavorato e avendo costruito le condizioni per gestire al meglio l'emergenza sanitaria, guardiamo con speranza e ottimismo al futuro.